Buonasera a tutti, grazie Marino. Ho ascoltato un po' i vari argomenti che sono stati trattati e devo dire che su alcuni sono favorevole, su altri un po' meno, no? Quindi abbiamo finito con la sostenibilità, che questo programma è una bellissima cosa che ti permette di vedere che cibo è più sostenibile o meno sostenibile. Ma io dico, andiamo nelle osmizze, negli agriturismi del Carso, dove si produce sul territorio, si consuma sul territorio, quindi più sostenibile di questi due esempi non ne abbiamo qua. Quindi anche le osmizze, che sono tradizione del Carso, è un ottimo veicolo per poi dimostrare la sostenibilità del territorio. Forse noi vignaioli con. Soprattutto i vignaioli che imbottigliano e vendono le bottiglie un po' al di fuori del territorio, ecco, non abbiamo questa sostenibilità e un po' ci dispiace, però dall'altra parte è un veicolo di promozione del territorio, perché se penso un po' come erano il nostro piccolo paese di Prepotto, dove siamo quattro vignaioli, 5-6 che i nuovi stanno arrivando. E quindi 30 anni fa da noi non passava neanche una macchina. Oggi, anche grazie all'enogastronomia, abbiamo il paesetto che viene la macchina dall'Austria, dall'Italia, poi viene il turista dall'America, eccetera, eccetera. Quindi in questo modo abbiamo potuto sviluppare anche non solo il primario, ma anche, come dire, un po' di turismo, che logicamente chi viene nella nostra città viene per visitare la città, ma anche per visitare il Carso. Quindi si crea una sinergia che poi fa sì che il nostro territorio possa crescere, no? Per quel che invece, così un po' ha detto Franco Zanini, sicuramente sono dei bellissimi studi che si fanno sul cibo, però noi siamo forse un po' in controcorrente, nel senso che nelle nostre cantine preferiamo non fare più analisi, perché diciamo se facciamo l'analisi vuol dire che vediamo che tipo di prodotto abbiamo in cantina e poi l'uomo sa che vuole migliorarlo, e migliorarlo in cantina non si può, perché il vino si fa in vigna, non si fa in cantina. Quindi quello che possiamo studiare è la parte agronomica, ma invece la parte enologica. È meglio che non sappiamo cosa in effetti abbiamo in cantina, perché altrimenti ci viene a qualcuno la tentazione di correggere, e quello che oggi proprio non vogliamo fare. Partiamo un po' dal principio che bisogna lavorare bene in vigna, e negli ultimi anni anche gli agricoltori hanno un po' avuto questo avvicinamento al mondo naturale di produrre il vino, e sul Carso in particolare, perché abbiamo delle condizioni che ci permettono di fare questo. Insomma, abbiamo un clima molto ventilato, poca umidità, questo significa fare pochissimi trattamenti, facendo un lavoro manuale in vigna che viene fatto dall'uomo, quindi principalmente non dalle macchine, perché è l'uomo che sceglie la gemma migliore da lasciare sulla vite, il grappolo migliore, quale togliere. E quindi è quello che fa la differenza poi della qualità del prodotto, no? Quindi da questo punto di vista il Carso ha preso coscienza di avere un territorio che sia curato, perché sappiamo che la promozione dei nostri prodotti va alla pari con il territorio. Se non c'è il legame con il territorio, i nostri prodotti in qualche modo non riescono a essere capiti fino in fondo, e quindi questa è la strada che vogliamo perseguire. Per quello dicevo prima che forse è meglio non sapere, perché il vino alla fine, come anche gli altri prodotti, ma sono prodotti stagionali, nel senso che una stagione è diversa dall'altra, una vigna è diversa dall'altra, un produttore lo fa in un modo piuttosto che nell'altro, quindi dobbiamo accettare quell'annata con quella qualità del vino. È vero che vogliamo sempre avere il meglio. Però dobbiamo anche in un qualche modo accettare l'annata buona di quelle meno buone. Quindi non è che se l'annata è meno buona andiamo a correggerla in cantina. Questo è il concetto che volevo portare. Ecco. Sì,
Marino mi ha detto che, diciamo, l'argomento basilare sarebbero questa nuova scommessa che abbiamo fatto sulla glera, sul prosecco, sia sui pastini, sui nostri terrazzamenti, cioè come ha detto prima Marino, le vigne originarie nel nostro territorio erano principalmente sì sul carso, dove abbiamo terra rossa, poca terra e tanta roccia, ma principalmente una volta venivano coltivate sul costone, il costone che una volta partiva nelle immediate vicinanze del castello di San Giusto, perché se vediamo qualche vecchia foto vediamo che in giro non c'erano case ma c'erano tante vigne, e andavano fino a Duino, no? Oggi purtroppo una gran porzione di questo territorio è stata edificata, quindi non si può più fare vigna, ossia agricoltura, però quello che è rimasto è che oggi è abbandonato, perché le prime vigne che si abbandonavano erano quelle dei pastini, perché bisognava lavorare essenzialmente tutto manualmente, non c'era la possibilità di andare con un piccolo trattore, eccetera, eccetera, portare tutto sulle spalle, e quindi le prime venire abbandonate. Ecco, la nostra sfida è un po' riprendere questi pastini, che oggi sono essenzialmente bosco, però se andiamo a camminare in mezzo vediamo che ci sono muretti a secco ormai crollati, quindi i muretti c'erano perché quei terreni venivano coltivati, non è che si facevano i muretti per il bosco, no? Quindi la nostra sfida è un po' di riprendere tutte queste porzioni di terra, e sicuramente Marina ha detto no, io sono contrario al prosecco, lo siamo anche noi, ma perché Marino pensava che non possiamo fare il prosecco che si fanno nella Bassa Friulana e nel Veneto, dove abbiamo 200 quintali all'ettaro. Essenzialmente è un vino che viene fatto in cantina. Noi dobbiamo fare un vitigno autoctono come la nostra glera, che è nata qua da noi già nel 1500 e poi è stata esportata anche nel Veneto, dove l'hanno saputo bene commercializzare. Però il nostro prosecco, il proseccar, sicuramente non avrà niente a che fare col prosecco che siamo abituati a assaggiarlo in giro, no? Che perché noi faremo sicuramente, si fanno già 50-60 quintali all'ettaro, questo vuol dire che la vite produce poco. Ecco, l'unico elemento che sappiamo tra le mille variabili per produrre il vino, quindi non possiamo, come dire, a tavolino dire facciamo in questo modo perché il vino seguirà quella strada. Possiamo un po' andare a sensazione, però non riusciamo a seguire tutti i parametri che poi determinano un vino. Per quello è giusto che ci leghiamo alle tradizioni, perché se l'uomo l'ha fatto per tanti anni, anche non sapendo il perché l'ha fatto, certe volte è giusto seguirle, perché non erano neanche sbagliate, tutto sommato, no? Quindi questa glera che andremo a fare sarà una glera o un proseccar che sul costone, dove sicuramente le condizioni sono ancora migliori di quelle del carso, dove la nostra scommessa è addirittura non fare neanche i trattamenti delle vigne, quindi portare in cantina veramente un prodotto originale, naturale, tra virgolette, no? Poi naturale vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso che per il vino è difficile parlare di vini naturali. Naturale vorrebbe dire andare a raccogliere, non so, una mora nel bosco dove non c'era vicino l'uomo, è cresciuta da sola, si mangia, è finita lì. Però la vite sappiamo che ha bisogno dell'uomo, ha bisogno di cura, della cura dell'uomo, che deve farlo con un certo criterio, cioè essendo sicuramente vicino al territorio, vicino all'ambiente, vicino alla sostenibilità, e soprattutto sul carso, dico e anche concludo, lo slogan di Slow Food che dice buono, pulito e giusto, penso il carso si avvicini molto a questo tema, perché buono la qualità dobbiamo farla, perché le superfici sono talmente limitate che se non facciamo la qualità un po' il carso ci elimina, non possiamo fare qualità perché non ci permette di fare più di tanto,
pulito, perché i produttori negli ultimi 10 anni hanno preso questa coscienza e hanno voluto fare i prodotti che si avvicinino al modo, tra virgolette, naturale del fare il vino, è giusto perché il prezzo va essenzialmente nel lavoro manuale dell'agricoltore. Grazie. Grazie Sandy. Poi porteremo in degustazione uno dei, anzi due vini che ha prodotto, fra l'altro anche questo famoso Glera, che in qualche modo ci avvicinerà al tema del Prosecco. Quindi, però, siccome ci avviamo verso la fase anche della degustazione, che è un atto altrettanto importante come quello delle parole, del vino io passerei, prima di concludere, con Enrico Milic la parola a Dario Diris, di cui ho già parlato prima, fa parte delle comunità del cibo e il formaggio, che ha avuto un ruolo importante, il vino, soprattutto il recupero di questo paesaggio terrazzato, che è un ambiente tipico del Mediterraneo, ci aiuta a capire cosa si può fare lungo la fascia costiera. Però io ricordo l'importanza che ha avuto il rilancio della produzione del formaggio, soprattutto per mettere in sicurezza un territorio che non veniva sfalciato più. E quindi non soltanto una produzione di qualità legata a un prodotto del cosiddetto settore primario, ma anche un elemento in più, cioè quello della sicurezza ambientale, che in qualche modo ha svolto un ruolo importante proprio nel settore della produzione di formaggi. Ho già parlato dello Yamara. Sì, di nuovo buonasera a tutti, un complimento di nuovo a Marino e a tutto lo staff che ha messo in piedi questo tipo di serata, anche perché almeno per me è diventato un momento di spunto di riflessione, no? E forse partirei da questa per poi finire sugli argomenti che mi ha invitato Marino di rispondere. Però prima, quando guardavo l'analisi sensoriale, soprattutto visiva, no, dei prodotti, mi è venuto in mente quando gli scienziati negli anni 40 hanno inventato l'energia nucleare, no, che poi è andata a finire nelle mani sbagliate, quindi eccoci. Perché dico questo? Perché da questo tipo di analisi poi l'industria, invece di fare del bene, è andata a fare del male, no? È andata a cogliere le debolezze dell'umanità, no? Io sono, oltre a produttore di formaggi, sono anche allevatore, e alcune di queste le conosco. Vi dico una: il vitello a carne bianca. I vitelli a carne bianca nascono da questo ragionamento, no? La massaia prendeva più volentieri la carne più bianca rispetto a quella troppo rossa, perché riteneva più morbida. Allora da lì hanno cominciato ad allevare i vitelli solo a latte, no? Poi questi vitelli si muovevano un po' troppo, li hanno messi nelle gabbie, insomma sono andati a venire in un punto dove è dovuto intervenire la Comunità Europea a dire: fermi tutti, così si fa del male, eccetera, eccetera. Quindi, no? La carne, poi la carne, anche la carne rossa, no? Cioè, la carne migliore è quella di un vitello che cresce con una certa lentezza, no? Perché sennò se è troppo veloce la carne diventa più morbida e più chiara. Anche lì hanno giocato su questo aspetto, quindi l'allevatore è andato a crescere velocemente l'animale, per a volte fare reddito, ma soprattutto per fare, no, questo impatto al banco. E così anche le mele, no? Le mele, se le prendete in mano, sono tutte belle lucide, ma mica perché sono lucide di natura, no? Perché ci mettono il conservante sopra, le prendete in mano, insomma. Una tecnica, una conoscenza buona usata male da tanti, insomma, eccoci. Non sono tanto d'accordo sul fatto che sono i politici che devono fare tante cose. Sì, sono i consumatori che poi scelgono, ma la gran parte della massa di consumatori a tante cose non bada, no? Io dico sinceramente quello che ho visto un po' nella mia vita, e va a fare delle scelte che sono pensate in quel modo lì, no? Su tante cose, sia sulla pubblicità, sul modo scritto. Allora lì si gioca sulla debolezza, no? Se tutti fossero consapevoli non ci sarebbero problemi, anzi noi saremmo tutti belli e ricchi, perché tutti verrebbero a comprare i nostri prodotti, perché sono fatti per persone che ragionano per il prodotto, no? Perché quando si diceva prima la conoscenza del territorio, eccetera, sì, va bene, uno che è interessato, si informa, capisce, allora poi lo consuma, lo apprezza, eccetera. Se uno non fa questi ragionamenti, magari perché ha 3.000 altre cose per la testa, e si lascia guidare dal mondo, ecco, lo portano fuori strada, insomma. Ecco, qua chiudo questa parentesi. Ripeto, niente da togliere, no, ai ricercatori.
Un dato, la zootecnia a livello nazionale negli ultimi 10 anni è scesa del 30%, no? Perché la zootecnia, parlo di zootecnia allevamento bovini da latte, no? Soprattutto, o anche capre e pecore, in minor quantità, è scesa del 30% a livello nazionale perché non c'è redditività, no? Il valore del latte, vi do un parametro per capirci, insomma, negli anni 80 con un litro e qualcosa di latte si acquistava un litro di benzina, oggi ce ne vogliono quasi 4 di litri di latte, no? Per non poi parlare dei costi che ci sono, eccetera. Allora, un terzo di allevamenti persi a livello nazionale, provincia di Trieste nessuno perso, no? Perché? Perché con gli anni abbiamo messo in piedi questo tipo di lavorazione, di trasformazione del prodotto, la gente consapevole che si interessa, che capisce, che no, viene a acquistarlo, e quindi abbiamo migliorato di molto l'aspetto economico nelle aziende, e quindi da qui come dire, c'è stata la scelta di rimanere, no? Però ripeto, la scelta di rimanere era tale quale quella che prima diceva Sandy per i viticoltori, no? Cioè fare prodotto sano, naturale e che sia un'espressione del territorio, no? L'espressione del territorio significa sì come lo trasformi e cosa metti sul piatto, ma anche che cosa dai da mangiare agli animali, perché nel nostro caso il processo è piuttosto lungo, no? Allora, quando uno invece di piantare mais, allevarlo, sì, scusate, coltivarlo in modo estremo, dovendolo bagnare, dovendolo fertilizzare, contro la piralide, insomma, sono delle che poi scusa? Sì, sì, trattamenti, eccetera, che hanno portato fuori il mondo totalmente dai binari. Vi spiego anche perché, se volete, più tardi. Invece sul carcio mi hanno detto no, quello che c'è lo usiamo, no? Lo raccogliamo, lo conserviamo e lo diamo da mangiare agli animali. Quello che è solo prato naturale, ok? Perché solo prato naturale? Perché sul carcio non c'è terra? Forse mi ripeto su quello che è stato detto forse prima, però non c'è terra, non si ara, non si semina, quindi non si semina, non si concima e avanti così. Quindi si raccoglie il fieno che la mamma natura ci ha dato. E quello è l'alimento principale per le vacche, non l'unico, perché con solo fieno l'animale ne fa accrescimento, ne produce latte. Ma è l'alimento principale, si aggiunge un po' di farina, un po' di barbabietole, insomma, e questo è la produzione, cioè l'alimentazione dell'animale. E qui a cascata si va a finire nel prodotto naturale, al latte crudo, insomma, un qualcosa di sano. Grazie Dario, poi lo...